Fattoria Vittadini si occupa di accessibilità nella cultura. E la collaborazione con Alex Paragon, Ti Ribalto Piccola Accademia, è nata anche per intraprendere un percorso sulla formazione. Come posso creare un percorso di formazione nella danza accessibile a tutti i corpi? Ovviamente sono nate più domande che risposte, e per me e per Fattoria Vittadini queste domande sono l'humus della ricerca che facciamo sul territorio. The first week was spent working with Chiara, and I were leading dance classes with our individual practices and working with a group of dance teachers with and without disabilities and amateur participants with and without disabilities. In the second phase we passed the baton on to our trainee dance teachers who led the workshops with Chiara and I's mentorship. We stepped outside of the process and would give feedback on specific exercises, specific decisions made during the teaching process. Per la terza fase abbiamo bisogno di te per diffondere queste pratiche in tutto il nord Italia. Vogliamo raggiungere futuri danzatori e insegnanti di danza, la danza professionale senza esclusione di corpi. Con il tuo supporto possiamo andare oltre e raggiungere molte persone che altrimenti non avrebbero accesso a questa nostra pratica e desiderano invece approfondirla. Ovviamente finché un artista verrà allenato a immaginare solo un certo tipo di corpo, logicamente sarà molto difficile poi chiedergli di accogliere altri corpi, allora se arriva ad imporli è estremamente nocivo. Noi non vogliamo arrivare a imporre, a noi non interessano le quote, ci interessa proprio un cambio dell'immaginazione, un cambio del pensiero.